Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ora mi ci viene da ridere, ma sinceramente oggi sono parecchio arrabbiato. Sono alterato proprio perché ora vi farò vedere dei lavori che dovrò effettuare sul mio telescopico. Lavori che ho già fatto altre volte, sempre le solite. C'è un po' quell'arrabbiatura, oltre al fatto che bisognerà spendere dei soldi, che sei sempre costretto a fare sempre i soliti interventi sulla solita macchina, quindi vuol dire che a questo punto, secondo me, è proprio una macchina difettosa, nata male, e nata male morirà peggio. Perché ora la sua fortuna è che non c'ho soldi per cambiarla, perché se no, sono sincero, comprerei due bombole dell'ossigeno e la taglierei tutta a pezzi. Proprio sarebbe la meglio soluzione, la mandi a ferraccio, così non ci tribuirà mai più nessuno, oltre a me, ormai ho sto crostino, lo devo portare avanti, no? Ma io ora vi presento la macchina e poi andremo a vedere cos'è successo per l'ennesima volta. Vai! Allora, ormai la conoscete tutti, no? Il mio telescopico. Chi l'ha visto in altri filmati. Allora, primo problema. Hanno pensato bene di mettere il motore davanti, laterale, come tutti i telescopici, no? A sta parte qui. E la ventola del raffreddamento dietro. Dietro. C'è come minimo 2 metri tra il motore e la ventola di raffreddamento, no? Quindi cosa devi fare? Devi mettere un motore idraulico, no? Un motore idraulico che manda una ventola. Cosa? Il motore idraulico, mi è toccato cambiarlo 500 ore fa, è rotto un'altra volta, perché la pala del motore idraulico, la pala insomma che fa freddare il radiatore che è mossa dal motore idraulico, vibra e fa fuori la pompa. La pompa o le tenute in questo caso, no? Ora io ci metterò le tenute nuove. 200 ore e tocca rifare il lavoro, sicuro. Ora andrà tutto lavato, eh? Ora mi metto qui la lavo e sono sicuro che non verrà pulito perché c'è olio e sporcizia dappertutto, non sarà facile pulirla. Tanto il procedimento è sempre il solito da 20 volte che già lo fo. Togliere il radiatore, levare la griglia di protezione, rismontare la pompa, cambiare le tenute, rimontare tutto. Fai quelle due 100, 500, 1000 ore, non si sa, e ritocca e rismonta tutto. A sto punto sarà un difetto di costruzione, no? Si poteva perdere magari 2 o 3 giorni in più e pensarla meglio la faccenda, io penso, no? Vedete, no? Tutto unto, tutto. Ora io lo sto mandando avanti da un mese perché sta macchina è indispensabile nella mia azienda. Chi c'ha i telescopici lo sa, è accesa 20 ore su 10 lavori al giorno, è sempre in moto. E questo è uno. Ora, secondo problema, che è già 3 volte che mi succede. Sta macchina c'ha 12.000, quasi 13.000 ore. Ora vi faccio vedere il secondo problema, che è un problema che, madonna cara, è enorme. Ora mi ci verrebbe da bestemmiarci. Secondo problema è sul motore. Motore Perkins. Motore che io, chi l'ha inventato, andrebbe. Ci vorrei parlare a 4 occhi. Tutto di plastica. Qui è plastica. Qui è plastica. Qui è tutta plastica. Qui perde olio, non si verso di sistemarlo in nessun modo. L'ho provato tutte. Qui perde il liquido di raffreddamento di continuo, cambia tutto il pezzo, niente. Con le vibrazioni perde. Il problema che abbiamo ora è sulla pompa di iniezione. Perde gasolio, è già 3 volte che la fo. Da quando ce l'ho io l'ho comprato che aveva 8.000 ore, è già 3 volte che la fo. Ce l'ho comprato che già perdeva. L'idea che mi sono fatto io è che, siccome hanno montato, qui c'è l'ingranaggio della distribuzione, no? Dall'ingranaggio hanno mandato il moto alla pompa di iniezione, la pompa di iniezione dà il moto alla pompa dell'acqua. Quindi la pompa dell'acqua già mi si è sballata circa 300 ore fa. Ora si è sballato sicuramente qualcosa sulla pompa di iniezione. Ci sono anche qui delle oscillazioni che fanno sciupare le tenute della pompa davanti. Ora, quando lo smonteremo, vediamo, eh. Allora, il quadro generale della situazione è questa. Se vi calba questo tipo di video, sarà lungo sicuramente, come sempre, perché c'è da smontare un casino di cose. Seguitemi e faremo il lavoro insieme. Vai, a dopo. Allora, ragazzi, siamo sul motore del Manitou, eh? Secondo giorno,
Sette quasi del mattino, abbiamo già dedicato del tempo agli animali, ora è ancora buio e mi finisco di fare alcune cosette. Ieri sera ho iniziato già io, non ho fatto il video perché tanto la parte che ho già fatto riguarda la pompa dell'acqua, perché per togliere la pompa di iniezione va prima tolta la pompa dell'acqua, l'antigelo. La macchina è già stata tutta lavata, ci ho perso più di un'ora, però tanto lo sporco completamente non verrà mai via. Sia davanti che dietro, sulla parte del radiatore lo stesso. Poi tanto useremo dei disgrassatori per pulire tutte le parti. In questo caso ce le fornisce il nostro amico Luciano, che saluto. Ciao Luciano! Ci fornisce alcuni materiali che usiamo qui in officina. E niente. E praticamente che succede? A questo punto, siccome, come dicevo, è montata sulla distribuzione, sia la pompa dell'acqua che la pompa di iniezione, cosa dobbiamo fare? Ho fatto questo lavoro diciamo da solo, perché siccome è abbastanza complicato e sarebbe meglio, quando si fanno questi lavori, farlo fare da un professionista. Io ora l'ho già fatto altre volte, però sinceramente ho dovuto sentire il mio pompista di fiducia, che ora gli farò fare il lavoro della pompa e degli iniettori. Infatti ora andremo a levare anche gli iniettori, perché la pompa, prima di essere tolta, gli va bloccata la fase della pompa. Non ti può ricordare tutte le macchine, quindi neanche tutti i sistemi, quindi devi o chiamare un professionista o sentire il professionista stesso che ti dà delle indicazioni. Io ora l'ho chiamato e l'ho già bloccata. La fase cos'è? La fase è l'andamento normale del motore, perché le varie cannette che sono poste dietro alla pompa di iniezione mandano il gasolio giusto, al momento giusto nei vari iniettori. Se lei non è in fase rispetto ai vari cilindri, all'andamento dei vari cilindri, magari mi manda gasolio a questo iniettore quando questo pistone qui deve magari scaricare i gas combusti, e che non va bene, cioè non è la fase giusta in cui l'iniettore deve mandare gasolio sul cilindro. Il gasolio, la fase giusta sarà quando il pistone va in compressione, no? Perché sta risalendo, comprime e nel punto giusto, detto dal costruttore, la pompa di iniezione manderà il gasolio all'iniettore e quindi c'è la fase perfetta. Se non avviene nel momento giusto dichiarato dal costruttore, è tutto fuori fase, no? Quindi il motore non funziona, non va in moto. Vai, a questo punto io tolgo la pompa e dopo magari insieme valutiamo come sono gli iniettori. Allora, ok, la pompa di iniezione è stata tolta. È stato non proprio facilissimo toglierla. Abbiamo trovato degli inconvenienti perché le viti sotto erano abbastanza complicate, incastrate. Dunque, a questo punto procediamo con il togliere gli iniettori. Toglieremo prima la cannetta del gasolio in eccesso, quella che dopo arriva, o il filtro come in questo caso, o se no il serbatoio, e poi sfileremo tutti gli iniettori. Sono pronti per togliere il primo, eh? Ecco qua. Vedete? Poi rimane tutto sporco. Ora, da quello che vedo, praticamente che succede? Siccome questa guarnizione qui butta un po' di olio, praticamente entra dentro e nell'alloggiamento è tutto pieno d'olio. Dopo nei cilindri non ci andrà perché c'è questa guarnizione di rame
che blocca il tutto. Vedete, le punte sono molto sporche, tutte incrostate. Ora queste qui le mandiamo tutte a lucidare, a rifare, cambieranno quello che c'è da cambiare e via. E poi verranno rimontati. Vai, io proseguo, eh. Allora, gli iniettori li abbiamo tolti tutti, li ho già tolti tutti, già mandati dal pompista. Ora voglio farvi vedere una cosa, perché ho visto giustamente spesso e volentieri e mi dite la macchina va pulita prima di lavorare, e è vero, è giusto. Ora io ho impiegato quasi 2 ore per lavarla tutta, però non c'era pezzi di pulirla, perché ora vi spiego, no? Ora vi faccio vedere. Il problema che io ho su questo radiatore è questo, cioè questa pompa idraulica, che non è altro che un motore idraulico. Praticamente quando il termostato che è posto sul motore rileva la temperatura alta dell'acqua, fa partire tramite, ci sarà, non so se c'è una centralina o cosa c'è, fa partire questo motore idraulico. Praticamente apre delle elettrovalvole e manda olio a questo motore idraulico, e questo gira e raffredda il liquido sul radiatore. Ora io sono stato 2 ore a lavarlo, poi su tutti i tubi, sta roba l'ho buttata prima avanti, poi dietro, insomma c'è stato verso di pulirlo in nessun modo. Ora l'unica cosa è intervenire e mandi in mano che si va avanti nello smontaggio. Vi faccio vedere anche sotto. Era addirittura impossibile entrare con l'idropulitrice. No, per rendersi conto, perché vedete che siccome perde olio il motore idraulico, ha sporcato qualsiasi cosa nel tempo, però qui con l'idropulitrice è proprio impossibile entrare. Antigelo l'abbiamo tolto. Ora io già mi sono portato avanti quel lavoro, perché tanto me lo faccio vedere. La telecamera era impossibile farla inserire all'interno, quindi non si poteva vedere il filmato. Ok, ora cosa faremo? Ora metterò un'impalcatura con delle due catene, con una catena mi aggancio qui e lo tireremo fuori. Allora, la situazione attuale è questa. Ho messo questa specie di impalcatura. In genere lo fa col trattore, però purtroppo ce l'ho tutti occupati, come sempre, 8.000 trattori tutti occupati. Allora tocca fare con questa specie di... è un ponteggetto, dai, è un ponteggio di quelli che si usano per imbiancare, per fare altre cose, imbiancature. Allora, ora con questo palanchino proveremo a tirar fuori il radiatore, sperando che non si pieghi niente, perché sennò sicuramente rosari a non finire, perché tanto... Non vi nego che da quando ho cominciato i santi già sono cascati parecchi, tribolazioni come sempre assecchiate. Ok, tanto metto guanti, eh. Vai, ora si prova, eh. Dio, c'è una man di buona. Allora, un colpetto di reni e tiriamo fuori tutto, eh. Ok. Dai, brevetto ha funzionato bene, dai. Ora lo caliamo giù e vediamo com'è la faccenda, eh. Così valutiamo dall'alto subito quello che è successo. Oh, madonna, com'è pieno, ragazzi. Porca miseria. Pieno come un uovo. Non so se si vede. Allora, prima di continuare, volevo farvi vedere una cosa. Io mi sono un po' avvantaggiato, perché sennò lui è troppo lungo dopo il video. Siccome sto smontando la pala davanti, no? Per togliere il motore idraulico. Siccome è tutto alluminio, soprattutto la puleggia, qui ci sono le pale, no? È sempre un casino quando è così. Ho provato con un estrattore o a prenderlo fuori, però ve lo sconsiglio, cosa pericolosa perché si spezza. Ho provato un attimino qui nei fori centrali, che sono fatti quasi apposta, oltre che arrivi tutto il pacco, però sono fatti anche magari per estrazione, però non mi è garbato subito, perché ho visto che non veniva, e
uno scricchiolietto, quindi mi sono fermato subito. Quando è così, la cosa migliore, io già vi dico mezz'ora che ci sto a pensare come fa, però ora poi alla fine sono arrivato, che poi dopo ti sali nervoso, no? Un vecchio chiodo. Chiodo sarà dell'Ottocento, di quelle case vecchie, si mettevano le travi. È fatto a zeppa. Entrate dietro tra la base piatta, come in questo caso, dipende anche dalla situazione, no? Siccome la poleggia dove incastra sulla pompa, sul motore idraulico, è conica, quindi fa parecchia pressione. Quindi l'unica cosa che ho pensato è entrare con un qualcosa di triangolare, in modo da allargare il tutto. Dovrebbe funzionare. Vediamo. È l'unica, perché sennò altre soluzioni... Vedete? Bastava... Con l'estrattore non c'è stato versi. Invece qui basta un colpettino secco e viene. Vai, avete imparato una cosa nuova, eh? Dovrebbe essere utile sempre. O magari c'è già chi lo sa. Allora, eccoci qua. Abbiamo messo circa 4 ore, pareva... A vedere dov'è il problema. Perché trasmonta tutto, leva l'antigel, tutto quanto. Per arrivare a questo livello qui, sulle 4 ore ci vuole. Ora leveremo questo sage e vedremo. Innanzitutto, oh, l'albero, vabbè, l'albero è perfetto. Sicuramente il calore ha rovinato il paraolio. Sì, ce lo mettiamo da parte. Abbiamo fatto. C'è avuto la calamita, alla fine. Vediamo come è fatto. Questo preme giù, fa entrare la polvere. Forse si rompe, via, vai, ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta senza romperlo, eh. Allora, controllato il paraolio, non è male, cioè è anche morbido alla fine. Ora rimane fatto perché perde olio. Il mio dubbio, che c'avevo anche l'altra volta quando misi la pompa nuova, che questa l'ho cambiata da 500 ore, come ho già detto, il mio dubbio è che praticamente, siccome sta ventola qui è quella che si trova, sembra quella che si trovano nelle merendine, no? Sembra piuttosto una ventola a giocattolo. Io spero sia stata equilibrata, ma ci credo poco. Non vedo segni di... Non c'ha le contropesature, non c'è niente. Sembra piuttosto un giocattolo. Non vorrei che quando lavora a velocità più elevata vibra un po', e quindi crea un po' di oscillazione qui e quindi trafila olio. Ora io l'unica cosa che penso di poter fare è mettere paraolio nuovo e magari quando lo metto stringere la molletta. Ormai il paraolio lo voglio mettere nuovo, però la molletta metterla un po' più stretta, in modo che sta un po' più aderente all'alberino, e se dovesse uscire un pochino così speriamo che non riperda olio. Mi sono accorto anche di un'altra cosa. Siccome si è tolto molto facilmente questo paraolio dalla sua sede, non vorrei che l'olio trafili anche un pochino fuori quando è molto molto caldo. Allora io, per non sapere leggere e scrivere, come si dice dalle mie parti, metterò un pochino di pasta nera qui, di sigillante, e lo inserirò di nuovo, in modo che se fuoriuscirà un pochino d'olio troverà la pasta e non verrà fuori. Perché logicamente non si riesce a capire se perde dall'albero o esternamente. Ecco fatto. Ci abbiamo fatto rimontare tutto, eh? Tutto in ordine. Tubi tutti messi, pompa tutto a posto. Oh vai, ora si prosegue con la pompa di iniezione e gli iniettori, eh? Come vedete è stata tutta revisionata. Sono stati cambiati diversi pezzi. Perché cosa succedeva? Praticamente a me mi dava il problema che avete visto, no? Da questo forellino qui sotto, da qui, questa è una spia. Praticamente quando qui esce del gasolio è indice che la pompa incomincia ad avere dell'usura, dei problemi. Praticamente anziché entrare gasolio e andare nel motore, nella coppa dell'olio, fuoriesce da qui, un po' come le pompe dell'acqua, fuoriesce da qui
e ti dà il sintomo di pompa danneggiata, diciamo così. Ve lo faccio vedere. Cosa è successo in pratica? In pratica il paraolio ha fatto dei solchi qui, non so se si vede. Lo faccio vedere, da più vicino. Vedete questi due righi? Il paraolio non è un paraolio, è un paragasolio. Il paragasolio praticamente lavora su questo pezzo dell'albero e ha fatto delle incisioni. Da qui fuoriusciva il gasolio. Allora, io la pompa ora l'ho posizionata. Tirerò tutti i bulloni e la metterò in fase. Vedete un po'. Segnato, no? Anche ho preso dei punti dentro, dei punti sull'ingranaggio. Più si segna, meglio è, in modo da ricordarsi la fase giusta. Perché, come dicevo, altrimenti, sennò dopo il motore non funziona. Siamo giunti al termine, per fortuna siamo riusciti a rimontare tutti i pezzi. Avete visto, la macchina risponde con la pompa nuova, gli iniettori risponde benissimo anche alle accelerate. Abbiamo sistemato dietro il radiatore, la pompa, come vi ho fatto vedere in precedenza. Io è circa un mese ora che lo sto provando, infatti ho fatto la chiusura più tardi proprio perché, lo sapete, io quando propongo un lavoro alla fine deve essere tutto in ordine, tutto fatto bene, perché se uno vuole fare quello che noi proponiamo è bene che capisca che il lavoro è fatto bene e funziona. Avete visto? Abbiamo dovuto rifare tutta la pompa, c'era quella perdita. Quando ho messo lo spezzone prima di questa parte, avete visto l'ingranaggio che girava della distribuzione che da il movimento alla pompa del gasolio che poi manda in rinvio la pompa dell'acqua. In quel caso lì ho dovuto smontare una seconda volta la pompa dell'acqua perché la pompa, visto che era stata fatta tutta nuova, era un po' fuori fase rispetto al motore, infatti l'ho dovuta un po' anticipare, e per anticipare un po' la pompa rispetto all'andamento del motore purtroppo il registro ce l'ha all'interno. Avete visto, devo minamore un po' l'ingranaggio rispetto alla pompa, quindi ho dovuto ritogliere nuovamente la pompa dell'acqua. Però ora per fortuna è tutto a posto, avete visto, non fuma per niente, prima fumava molto e non andava bene. E niente ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, attivate la campanellina, da un po' di tempo siamo anche su Instagram, se volete seguirci anche lì, tiriamo fuori dei video carini, interessanti, dai. Spieghiamo un po' anche altre cose che non facciamo vedere su questi video, magari che sono un po' più lunghi, ma mettiamo dei piccoli spezzoni di quello che facciamo durante le giornate. Bene, io se il video vi è piaciuto spero che ci vediamo nei prossimi video, nelle prossime puntate, e a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, ciao alla prossima, ciao ragazzi, ciao!